Automatizzare click e input della tastiera con AutoHotKey. Benvenuti alla seconda puntata di Live AHK, la serie un po' in stile diretta in cui utilizziamo AutoHotKey per realizzare degli script. Breve presentazione come sempre. AutoHotKey ormai è veramente molto famoso ed è un linguaggio di programmazione che possiamo scaricare direttamente all'interno del nostro PC e che va praticamente a tradurre quello che è appunto un codice scritto in delle automazioni, in degli script da eseguire all'interno del nostro PC. Aprire pagine, aprire app, fare click, fare scrivere dei tasti scrivere delle cose con la tastiera. Insomma, ci fa fare veramente un sacco di cose, oltre che connetterci con il mondo esterno, quindi con un server, ha veramente un sacco di funzionalità. Presentazione numero 2, Visual Studio Code, il programma per editing di testo, sia programmazione sia testo semplice più famoso, nonché il migliore sulla faccia della terra. E poi terza presentazione, la documentazione di AutoHotKey, la Bibbia per chi come me passa abbastanza tempo da queste parti a programmare, è veramente pienissima di tutorial, tra virgolette, di guide per il funzionamento di questa app, di questo linguaggio di programmazione. Ed è veramente abbastanza completa e ci fa fare davvero un sacco di cose. Ultima presentazione, non l'ho aperto perché voglio cercare di non utilizzarlo, ChatGPT. Ovviamente lo conoscete tutti, che cos'è? L'intelligenza artificiale che utilizzeremo in caso di estrema necessità per andare a chiedergli qualcosa riguardo ciò che andremo a fare tra qualche minuto. Ora introduciamo l'obiettivo di questo video, andare ad automatizzare click di tastiera e mouse. Ipotizziamo di voler aprire un programma, che ne so, Chrome, e andare automaticamente magari a modificare un'impostazione, ad aprire una specifica pagina e poi magari all'interno della pagina andare a fare qualcosa, che è esattamente una delle operazioni che già io in passato ho automatizzato all'interno del mio PC, che non è questo che state vedendo sul vostro schermo, o meglio, quello che vedevate qualche istante fa, sono due computer diversi, per evitare di interferire. Quindi ora io mi rilasso, entro in modalità programmazione e vediamo come fare questa cosa. Ci spostiamo sullo schermo e partiamo. La prima cosa che dobbiamo capire è cosa vogliamo fare praticamente, quindi come vogliamo applicare questo obiettivo. Ipotizziamo di prendere un programma. Prendiamo un programma qualunque, che ne so, Audacity, ok. Andiamo a prendere Audacity e poi, togliendo queste cose che non ci interessano, lo mettiamo a tutto schermo e ipotizziamo di voler fare qualcosa, magari non so, una volta che importiamo un file vogliamo esportarlo automaticamente, farci una lavorazione e poi esportarlo, non lo so. Come possiamo farlo? Direi che lo faremo così, dai. Utilizzeremo Audacity per prendere una traccia audio, importarla all'interno del nostro Audacity e poi andare a modificarla. In particolare, applicheremo all'interno degli effetti la riduzione del rumore. Eccola qui. Quindi, la prima cosa che facciamo è andare a registrare una traccia audio, ovviamente. Allora, apriamo il registratore vocale. Eccolo qui. Clicchiamo sul tasto registra e registriamo la nostra traccia audio. Consentiamo l'accesso al microfono. Ciao, ciao a tutti, questo è un test di audio. Io posso andare avanti a parlare, ovviamente, dopodiché lo stoppo. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Questo per come è impostato nella maniera giusta, vediamo un po'. Sì, perfetto. E ora riesco a farvelo sentire, vediamo. Tac. Ciao, ciao a tutti, questo è un test di audio. Io posso andare avanti. Ok, voi l'avete sentito, io no, non ho capito il motivo, ma ad ogni modo questo è l'audio. Quindi andiamo a salvarcelo, non mi ricordo più come si fa. Apri percorso file, ok, direi che è sufficiente. E andiamo a portarcelo sul desktop. Sposta in desktop, molto bene. Ora andiamo ad aprire il nostro Audacity, quindi con il registratore abbiamo finito, e importiamo il nostro file. Dobbiamo convertirlo, porca miseria, adesso qui perderemo un sacco di tempo. Vediamo se ho un convertitore installato, non ce l'ho. Qual era il messaggio di errore? Non me lo ricordo più. Audacity, ok. Ora io però non ho tempo di tirarmi fuori la cosa. E allora andiamo
su un convertitore online, molto semplicemente online converter. Facciamo M4A to MP3. Ok, scegli file. Andiamo in desktop, ci prendiamo questo tag M4A e la convertiamo in MP3. Converti. E ora ci andiamo a scaricare semplicemente il file convertito. Questa è tutta un'operazione che possiamo saltare. Ma perché sto facendo questa stupidaggine? Potevo semplicemente registrare un audio d'auto da Audacity. Perché mi sto creando questi problemi? Adesso me ne sono appena reso conto, chiedo scusa. Andiamo a scegliere Microphone Array e clicchiamo Start. Ciao, questa è una registrazione di prova per andare ad applicare la riduzione del rumore in maniera automatizzata con AutoHotKey. Molto bene, questa è la mia registrazione. Ora, io che cosa voglio fare in Audacity? Voglio andare a simulare i click dell'utente che vanno a cliccare qui per selezionare tutta la traccia, cliccare su effetti, cliccare su riduzione rumore, elabora profilo rumore e poi effetti, ripeti riduzione rumore. Voglio fare in modo che questa cosa venga effettuata automaticamente. Ora, ci vengono in soccorso diversi strumenti interni ad AutoHotKey che ora andiamo ad utilizzare. La prima cosa che facciamo però è creare un file e andare a scegliere il linguaggio AutoHotKey. Molto bene. Andiamo a scegliere la shortcut che ci permetterà di avviare il tutto. Ipotizziamo Windows N. Windows l'abbiamo vista nell'episodio precedente. Si faceva con questo e poi cos'era? Non me lo ricordo più. Forse questo? Sì, se non sbaglio era questo. Due punti, due punti. Ci va a fare tutta una serie di cose che ora andremo ad elencare. Per farlo, utilizziamo il programmino. Mamma mia, utilizziamo il programmino Windows Spy che apriremo tra qualche istante. Prima apriamo la nostra reference e andiamo a cercare click, per esempio. Click e mouse button. Eccolo qui. Come si chiama? Si chiama semplicemente click, ma attenzione perché qui ci dice alla coordinata specificata, quindi non possiamo andare a scegliere la coordinata, credo. Oh sì. Sì, possiamo farlo. Quindi clic, tac, tac, andando a scegliere la coordinata x e y. E voi mi direte, come diavolo trovo le coordinate x e y? Questa ovviamente è la domanda del secolo. Ed ecco qui che ci viene in aiuto il programmino che vi avevo spoilerato, che si chiama Windows Spy e che non sto trovando. Vediamo se riesco AutoHotKey. Eccolo qui, Windows Spy, chiedo scusa. Andiamo, direi, a mettercelo qui. Apriamo AutoHotKey, Audacity ogni volta sbaglio, e spostiamoci in questa zona. Vedete che le coordinate... Dai, follow mouse. Vedete che le mie coordinate stanno cambiando all'interno di mouse position? Eccolo qui, vedete? Qui abbiamo tutto qua, abbiamo tutte... Tac. Abbiamo le nostre coordinate che stanno variando. E questa è la chiave, perché lui ci va a dire proprio le coordinate del punto. Molto banalmente, del punto in cui il mouse si trova. Quindi lo portiamo in questa zona e ora, come ci dice in basso, vedete, hold Ctrl or Shift to suspend updates. Lo porto qui, clicco Ctrl e ora mi prendo queste due coordinate, 59, 428, queste due. Me le posso anche copiare direttamente, mi raccomando, ora possiamo mollare Ctrl. Una volta che selezioniamo questa finestra, automaticamente il monitoraggio non avverrà più. Lo copiamo con un Ctrl-C. Vedete che come porto il mouse fuori dalla finestra, ricomincia il tracking. Una volta che lo porto dentro si interrompe, quindi ricordate di tenere premuto Ctrl. Dicevo, ho copiato le due coordinate e allora utilizziamo il comando click e ci incolliamo le coordinate. Molto bene. Ora. Quindi, facciamolo. Clic. Poi cosa vogliamo fare? Vogliamo cliccare qui. Teniamo premuto Ctrl. 496, 40. Facciamolo. Andiamo in coso. Ops, cosa sto facendo? 496, 40, abbiamo detto. Successivamente, tac. Cosa vogliamo fare? Qui avete visto che questa animazione ci ha messo un pochino per apparire,
Quindi dobbiamo impostare un delay, un ritardo che permetta in questo caso al menu di apparire. In particolare utilizzeremo il comando sleep. Sleep. E il delay sarà di 200 millisecondi. Dopodiché utilizziamo un altro click, in questo caso con queste coordinate, 709, 649, 709, 649. Click, molto bene. Poi, una volta fatto ciò, riduzione rumore. Chiedo scusa, questa cosa non avverrà perché prima ci sarà la selezione di auto hotkey, riduzione rumore. Anche qui vedete che ci vuole del tempo per far apparire la finestra, quindi sleep 200. Poi click esattamente qui 983 426. Molto bene. Tac. E poi sparirà tutto. Ora diamo gli altri 200 millisecondi. Sleep 200, click, di nuovo su effetti, quindi 491, 41. Avrei anche potuto ricopiare gli stessi di qui sopra, 496, 40, ma in questo caso lasciamo pure così. Sleep 200 e poi un altro click, quello finale, su ripeti riduzione rumore. 748, 88. Ok, e infine ci mettiamo un return, dato che si tratta di un comando su più righe. Salviamo il tutto, lo salviamo sul desktop e lo chiamiamo video 2, cioè secondo video della serie. Live AHK, chiudiamo Windows Spy, abbassiamo questo. Audacity lo lasciamo così, dai. Lanciamo il programmino per vedere se ci sono degli errori. Non ci sono degli errori, vediamo se in esecuzione, eccolo, video2.ahk e ora andiamo ad aprirci questo e clicchiamo su Windows N, no, qual era il bottone? Non me lo ricordo più, Windows C forse, no, mamma mia che poca memoria che ho, ah, Windows e basta, ok, Windows N che sta per Noise Reduction, salviamo e andiamo a rilanciarlo. Sì, e ora sì che possiamo aprire Audacity. Andare qua, Windows N, e lui comincia, tac, riduzione rumore. Ha commesso degli errori. Cerchiamo di capire cosa è successo. Windows N, e qua, fin qua, ok. Poi vedete, ha sbagliato una cosa. Mi sa che sono io che ho sbagliato coordinate. Fino a elabora profilo rumore ci siamo, quindi vediamo quanti click giusti ha fatto. Ha selezionato la traccia. Ha cliccato il menu. Ha cliccato quello e poi qui improvvisamente sbarella perché non so cosa ho fatto. Non so. Riapriamo Windows Spy. Aspetta, magari cercando Spy. Eccolo qua, molto bene. Follow mouse. Riapriamo questo. Questo lo possiamo chiudere. Quindi, ok, qui ci siamo. Window client color. Ok, screen. Forse sta utilizzando le coordinate di un altro punto. Potrebbe essere questo il problema. Vediamo un po'. Options. Pa-pa-pam. Warning 100 200 would be equivalent to click. Ok, da, ok. Which button? Click count relative, va bene. Vediamo un pochino se ce la faccio a unlike send. Ok, qui ci sono altre informazioni inutili. Related. Magari dobbiamo cambiare comando? Non so. Click the left mouse button, ok, at a specific position. Ok.
Vediamo un po'. Perché non riesco a scovarlo? Perché la finestra è scomparsa adesso. Ok. Coordinate di schermo, coordinate di finestra, client e color. No, direi che dobbiamo utilizzare quelle per lo schermo. Quindi non riesco a capire cosa stia succedendo. Allora, il primo click ce lo fa giusto, il secondo ce lo fa giusto. Facciamo così, guardate, arriviamo fino a qui. Qui ci mettiamo un commento che finisce qua. Vediamo. No, allora è così. Perché me lo prende sempre come commento? Forse devo mettere prima lo slash e poi l'asterisco? Continuo a prendermelo come commento, non capisco il motivo. Ok, molto bene, devo andare a capo. Vediamo così cosa succede. Se migliora o peggiora la situazione. Salviamo e rilanciamo. Tac, tac, tac. Tac, sì. Andiamo su Audacity e clicchiamo Windows N. E fino a qua, molto bene. Siamo arrivati al punto corretto. Ora, andiamo con la parte successiva, quindi questo lo spostiamo, direi, una riga sotto. E ora vediamo se va bene. Si fa sempre così nella programmazione quando qualcosa non funziona, è sempre meglio testare le cose una alla volta se c'è qualche errore. Rilanciamo Audacity. Tac. Ok, il problema è qui, perché lui ci ha spostato il mouse in questo punto, non so per quale motivo. Quindi direi che è sbagliata questa coordinata. Non riesco a capacitarmi del perché. 966-428. 966-428. Proviamo a cambiarlo, ma direi che non cambierà nulla. Non riesco a capacitarmi del motivo per cui si vada a creare questo problema. Sapete che cos'è secondo me? Secondo me è veramente un problema di finestra. Penso. Se io seleziono questa, tac, cambiano tutti i numeri. Infatti, vedete, Window è impostato come default. Quindi, secondo me, il problema sta proprio qui. Sta nel fatto che devo utilizzare le coordinate finestra e non quelle. E non quelle altre. Quindi in questo caso le coordinate sono 329 e 139. Vediamo se così ci siamo. 329 e 139. Vediamo se così funziona e capiamo subito quali erano le coordinate. Tac, tac. Andiamo qui. Windows N. Esatto. Ora l'avete visto, l'ho fatto molto veloce, ma abbiamo comunque capito che l'errore stava proprio lì. Quindi dobbiamo utilizzare le coordinate della finestra. Pertanto siamo arrivati all'elaborazione del profilo rumore. Poi ritorniamo su effetti, quindi siamo di nuovo a un 508-54. 508-54. Poi abbiamo un ripeti. 746-100. Togliamo il commento, facciamo così e ora dovrebbe funzionare al 100%. Riproviamo. Tac. Sì. E ora apriamo questo, Windows N. Molto bene, ripeti, tac. Ce l'ha fatto tutto. Ora ipotizziamo di voler anche esportare questa traccia finale, quindi cliccheremo su File, che è un 2650. Aspettate che me lo scrivo subito, click 2650. State sempre molto attenti a non commettere lo stesso errore che ho fatto io prima di confondere una coordinata con l'altra. Click 2650. Poi
esporta, quindi 231, 242. 42, quindi slip 200, poi click 231, 242 e poi 499, 200, 200, 200, aspettate. 414, 268. 414, 268. Ok. Slip 200. Click. Oh, molto bene. E poi andiamo avanti con esporta. Quindi clicca su Wave. Clicchiamo anche su desktop, quindi 71.193. Ok. 71.193. E poi all'interno del campo scriviamo magari no rumore, ok? Quindi send. Send no rumore. Ok. E infine un ultimo click per cliccare su salva. Anzi, direi che possiamo battere direttamente invio. Anzi, clicchiamo salva, dai, che è meglio. Click. Che magari poi in certi casi cambia campo. 669, 463. Ora ci mancano forse un po' di slip. 200, no rumore. Tac, tac, tac. Ok, ora ci riproviamo. Vediamo prima di tutto se c'è qualche errore. Facciamo così. E poi se funziona tutto, direi che ci possiamo salutare perché gli obiettivi per questa puntata li abbiamo raggiunti. Vediamo un po', diamo un po' di Ctrl Z. Tac. Ok. Windows N. Questo, riduzione, elabora. Ripeti, esporta, WAV, desktop. Ha scritto no rumore. Ecco, vedete, ci mancava un invio. Quindi dovrò poi cliccare anche su 454 483. Come sempre con il mio ritardo di 200 millisecondi. Salviamo e riproviamo per l'ultima volta, dai, tanto per avere la soddisfazione di ottenere uno script che funziona. Invio. E poi facciamo così, Ctrl Z, così, Windows N. Ok. Bravissimo, sì. Ok, perfetto. E ce l'ha esportato. Ora io sul desktop mi troverò no rumore, che è il mio output. Molto bene, abbiamo raggiunto l'obiettivo anche per questa seconda puntata di Live AHK. Ditemi cosa ne pensate, se conoscete qualche altro comando migliore, magari invece di click esiste un send con qualche altra particolarità. Anche sul forum prima l'ho intravisto, per carità. Se avete qualche specifica, segnalatela nei commenti e andate anche a leggervi il forum di AutoHotKey per capire magari qual è il vostro problema, come risolverlo. Di solito ci sono sempre dei problemi di conflitto quando si parla di scorciatoie. Magari io tengo premuto un tasto, lui deve cliccarne un altro, però poi il mio viene ignorato, viene considerato. Tutte queste cose sono comprensibili dal forum di AutoHotKey. Questa era la seconda puntata, abbiamo visto quindi come rendere questo strumento, la tastiera, e quest'altro strumento, il mouse, totalmente inutili, andando ad automatizzare tutto, cliccando ovviamente i tasti con un mouse e andando a scrivere qualcosa con la tastiera. Questo è quanto. Ovviamente se poi dovete cliccare una shortcut, andate a seguire lo stesso metodo che ho utilizzato nel video 1. Quindi o utilizzate Send, che si può usare anche per le shortcut, o comunque una soluzione la trovate, l'abbiamo già visto nell'altro video, chiaramente. Questo è quanto, un abbraccio fortissimo e appuntamento al prossimo episodio di Live AHK. Ciao ciao!